Questa è l'ultima puntata. Ho deciso di viaggiare un po' per mare e lo sto facendo da molti giorni ormai. Mi sono fermato su alcune isole, ho prelevato un po' di materiale, mi sono costruito molte barche e ne ho sfasciato altrettante. Diciamo che questa serie sta diventando tediosa per me. Sono riuscito a morire, a sopravvivere. E sinceramente volevo concludere in bellezza questa serie, non come fanno gli altri youtuber, morendo, ma chiudendola semplicemente perché è finita. Almeno questo mondo è finito per voi del pubblico. Come ho detto, volevo concludere questa serie non in modo tragico, ma senza una chiusura effettiva. In modo che un futuro, se volessi ricominciare da dove mi sono fermato, oppure da dove ho proseguito, posso farlo. Non è detto che tutte le serie devono finire perché il personaggio principale muore. Semplicemente il mondo continua a esistere, continua a vivere, ma senza una telecamera che lo riprende. Non è necessario, a mio parere, a mio giudizio, che qualcosa deve finire e forza con la morte del protagonista. Le cose continuano, la telecamera è spenta e il mondo continua. Infatti questo mondo io lo continuerò a vivere, lo continuerò a esplorare, continuerò a scavare, continuerò a costruire. Finché non avrò esplorato tutto, ci vorranno mesi, settimane, anni, non fa nulla. Però lo farò senza registrare, perché ormai è un mondo che considero mio, ed è giusto viverlo per quello che è, un mondo che vale la pena di esplorare. Devo ammettere che quando all'inizio ho conosciuto Minecraft, lo consideravo effettivamente un gioco stupido, incapace di darti quel trasporto, quell'emozione, quel pathos che potevano dare altri giochi come Painkiller, come Dark Souls, oppure altri giochi del genere, Ballestone. Ma lo ritenevo un gioco per bambini, per persone mentalmente ritardate, per persone incapaci di avere un rapporto sociale con gli altri e quindi si rifugiavano nascondendosi in questo gioco bidimensionale a cubetti. Ma col tempo, giocando, imparando le meccaniche, il crafting, la sopravvivenza, mi sono reso conto che non è un gioco per bimbo minchia. Anzi, da un certo punto di vista posso anche comprendere colui che lo ha creato, che mi dispiace, non mi ricordo assolutamente il nome. E credo che sia un gioco che, visto sotto la giusta prospettiva, possa essere un gioco che ha anche molta lore, molta profondità di gioco, molte capacità. Il fatto che sto viaggiando in mare da tanto tempo non è perché voglio cercare un posto particolare in cui vivere, ma semplicemente sto esplorando il mondo che è stato generato, col codice che ho inserito.
Una cosa appunto importante, volevo verificare se è vero che andando sempre in direzione nord-est, nord-west, si potesse trovare quella famosa isola dei funghi. È una cosa che ho letto su un forum, non posso assolutamente essere certo che sia vera, però è un'eventualità che voglio comprovare. Infatti sono parecchi giorni, notti, parecchie ore di gioco che sto sempre viaggiando in una direzione est-nord, cercando di trovare questa fantomatica isola dei funghi, riconoscibile principalmente dai funghi enormi che mi stanno, che mi crescono sopra, che a mio giudizio però possono essere tranquillamente una rappresentazione faunica, funghi giganti. Comunque, e volevo concludere la serie con questa isola. Dicono che sia rara trovarla, o che sia difficile trovarla, però non è detto che sia impossibile trovarla. E dato che sono un tipo molto caparbio, molto testardo, la voglio trovare, anche a costo di registrare per ore. Infatti tutto quello che ho registrato prima di questo pezzo, per fortuna l'ho potuto cancellare, senza creare un danno effettivo al continuum di questa serie. Naturalmente, per tornare a casa, per mia fortuna mi sono segnato le coordinate sul libro che tengo con me, e quando sarà il momento tornerò indietro utilizzando non questa bussola, ma il comando F3. Non credo che sarà tanto difficile trovare le coordinate di casa con questo sistema. È arrivata la mattina e io ho cambiato nuovamente rotta. Prima andavo a west, adesso sto andando a nord. In qualche modo sto tagliafacendo zig zag fra queste due. Tra queste due direzioni. E a quanto pare quello che dicevano era vero, perché se non erro, questa è l'isola dei funghi. E secondo la bussola si trova in direzione west-nord. Quindi colui che ha scritto quella cosa ha detto la verità, e io lo devo ammettere. Comunque quest'isola è interessante, principalmente per il fatto dei funghi, ma non solo per questo. Io mi sono portato molto materiale appresso, però mi sto accorgendo che se scavo con la pala ottengo terra, nonostante la terra sia di un colore violaceo. Quindi probabilmente per poter raccogliere e conservare questo tipo di terreno dovrò usare il piccone speciale. E infatti mi dai il pezzo integro. Beh, visto che un giorno tornerò a casa mia, ho deciso di raccogliere parecchio di questo materiale. Lo conserverò. Chissà che non possa attecchire anche in il luogo dove vivo, facendo diventare la mia casa un multibioma. Chi lo sa? Quello che mi chiedo adesso è il modo giusto per raccogliere i funghi. Perché, per quanto mi sembra, non mi sembra mai visto funghi giganti. Ora mi chiedo, questi funghi giganti daranno del cibo o daranno semplicemente altri funghi?
E adesso lo verifico. Ah, mi ha dato. Ah, già, tengo ancora il piccone speciale. Vediamo di tagliarlo con la spada. Si taglia molto lentamente. Questo invece molto velocemente. Evidentemente non è lo strumento giusto. Dove lo con l'ascia? Effettivamente con l'ascia la distruzione del fungo è molto più rapida. Probabilmente questo è lo strumento adatto per poter raccogliere i frutti del fungo. Devo avere l'inventario pieno, infatti. Allora, dei funghi giganti rossi si legavano funghi rossi e dai funghi marroni si legavano funghi marroni. Molto interessante. Allora, se non erro, per fare con questi due tipi di fungo, si possono fare delle zuppe. Perché questo fungo è sospeso per aria? Ah, nel lago ci sta del carbone. Buono a sapessi. Mi potrà essere molto utile in futuro. Io intendo rimanere a lungo su quest'isola, esplorarla, non solamente in superficie, ma anche in profondità. Perché sempre su delle dicerie, sotto l'isola dei funghi, di solito si trovano ingenti in quantità di ferro, di carbone, di diamanti e di altri materiali. E voglio verificare anche questa teoria, se è vera. Diciamo che quest'ultima puntata la voglio utilizzare per sfatare o per ammettere svariate teorie che si raccontano su quest'isola. Per esempio, su quest'isola dicono che ci stanno delle mucche particolari. Ogni volta che ho chiesto in qualche forma, dico, non ti voglio dire come sono queste mucche, devi vederle di persona e sarai molto contento di averle viste. Beh, non so perché hanno voluto utilizzare, mi hanno voluto tenere sulle spine, però se è questo il consiglio che mi hanno dato persone che giocano a Minecraft da più tempo di me, presumo che sia un po'. Infatti, non ho chiesto, non ho continuato a chiedere, non ho voluto sapere. Ma sto aspettando di vedere che cosa. Ne ho anche cercato due su YouTube. Però la tentazione c'è stata. Ma ho voluto vedere che tipo di mucche avrei trovato senza anticiparmi nulla, per essere realmente sorpreso di quello che vedo, di quello che vedrò. Un'altra cosa che mi hanno detto è che su quest'isola non si viene attaccati dagli zombie neanche di notte. E devo dire che è vero. So già il buio da molto tempo, ma zombie non se ne vedono. Sembra che questo sia un paradiso per avere una vita tranquilla. Forse mi farà bene stare per un po' di tempo su quest'isola, lontano da zombie, creeper, scheletri, per avere un po' di tranquillità, o perlomeno cercare di trovarla. Forse quest'isola, così isolata, così lontana dal mondo, dalle vicissitudini della vita quotidiana, possa essere il posto per me per trovare un po' di pace, un po' di allegria, un po' di serenità, senza dover combattere ogni giorno per la sopravvivenza, un po' come succede oggigiorno nel mondo reale. Quindi posso capire le persone che scappano dalla realtà per rifugiarsi in un mondo illusorio come questo, perché non vogliono più sopportare la sofferenza del mondo reale, che li costringe a fare a volte delle scelte che non sempre sono gradite. Finalmente ho trovato le mucche, almeno quelle credo che siano mucche.
mucche con i funghi che gli crescono sul corpo. Devo ammettere che vedere queste mucche è un po' comico la cosa, però non pensavo che. Allora quello che dicono è vero, sono mucche strane. E secondo la teoria, se usi una ciotola di legno, ti ritrovi la zuppa di funghi. Il problema è che tengo l'inventario strapieno, forse mi sono portato troppe cose da un viaggio così, diciamo, zuppa di funghi, infatti. Allora, mi sa proprio che dovrò illuminare un poco, magari sotto questo fungo mi faccio una copertura. Il fungo espande la luce perché tiene un tetto. Ok, penso che dovrò costruirmi una cesta o mi conviene andare già a dormire? Non lo so quello che farò. L'importante adesso è illuminare bene la zona, non per paura degli zombie, perché da quello che ho capito non ce ne sono, ma per godersi un po' questo panorama. E adesso penso che mi farò proprio la cesta e svuoterò un po' l'inventario. Visto che rimarrò a lungo qua, mi conviene esplorare. E quindi quello che per il momento è superfluo, penso che lo toglierò. Tipo il legno, le barche e le zuppe. E tu? Che ci fai qua? Sono curiose ste mucche però, eh? Ti vengono a guardare, a osservare, come se fossi qualcosa di nuovo. Beh, da quello che ho visto danno pelle e carne come le mucche normali. Quindi l'unica particolarità è il loro aspetto. Però sinceramente, delle mucche che hanno i funghi addosso denotano scarsa igiene, se vogliamo fare una battuta comica. Comunque, visto che producono zuppa di funghi, me ne prenderò una buona scorta. Nel caso finissero le bistecche, queste qua potranno essere un ottimo pasto sostitutivo temporaneo. Poi io adoro la zuppa di funghi. Però mi chiedo con le due come sono arrivate là sopra. Che più prima non c'erano. E adesso ci sono. La notte è passata, serena. E io mi godo la vista di queste mucche che cazzeggiano. Faccio una colazione fugace, veloce. Giusto per togliermi quel poco di fame che ho. E adesso andiamo di nuovo ancora verso nord. Perché verso nord si dice sempre che se incomincia a scavare sulla montagna più alta dell'isola delle mucche, coi funghi, si possa trovare grossi giacimenti di metallo. Voglio verificare anche questa teoria in quest'ultima puntata. Non prima di aver cucinato delle buone bistecche e raccolto la pelle. Mi chiedo se su quest'isola possa crescere anche la canna da zucchero. Ok. Ah, occhio e croce, questo dovrebbe essere, grosso modo, il punto, non dico più alto, ma il più alto per il momento. E adesso proverò a scavare e vedere se si trova realmente molto materiale utile qua sotto. E adesso si peccora.
Già adesso ho trovato un po' di carbone. E trovare carbone dopo poche picconate e così in grande quantità è buon segno, veramente buon segno. Comunque penso che penetrerò a fondo questa roccia per verificare che in essa vi sia molto di quello che cerco. Molti sceglierebbero di scavare verso il basso, ma io preferisco costruirmi tante gradinate finché non raggiungo il fondo. Perché sono sicuro che scavando in questo modo potrò avere belle sorprese. Decisamente è da un po' che sto scavando, però non mi sembra di trovare metallo. Che quella teoria espressa non sia vera? Hanno azzeccato sull'isola, può essere pure che non tutto sia giusto. Però probabilmente mi devo ricredere. Perché senza volerlo, ho sfondato molto molto ferro. Ne ho trovati già 8 blocchi o 4, non riesco a vedere bene. Sono 8. E allora a questo punto mi conviene creare il tavolo da lavoro e un forno e cominciare a fare la mia fonduta. Forse non è il caso che mi portavo da casa tutta quella pietra, perché sicuramente qui avrò modo di farmene parecchio. E forse non avrei dovuto portare tutte queste spade con i vari incantesimi. Ma quando si parte per un viaggio che non sai quando può concludersi, cerchi di portarti tutto il meglio che hai. Sì, è vero, morendo potrei perdere tutto, ma morirebbe una delle mie vite, non tutte, per cui penso che continuerò a scendere. Chissà questa discesa nell'oscurità in che cosa mi porterà di nuovo. A furia di scavare e di fare tunnel da tutte le parti, ho trovato ghiaia. Una quantità incredibile di ghiaia. Probabilmente tutta questa ghiaia mi darà molta, molta selce. Ed è un peccato che la selce non possa essere messa in blocchi più grossi di 64. Perché da quello che vedo ne sto beccando parecchia. Vuol dire che questa ghiaia me la terrò come un mezzo, magari per scendere o per salire. Comunque sento un corso d'acqua. E se ci sta un corso d'acqua, è possibile che ci sia qualche caverna sotterranea. Penso che dovrò sfruttare bene la cosa. Ho continuato la mia discesa nell'oscurità e ho trovato altro carbone, anche questo in grossa quantità. Chissà in questa caverna cosa altro potrà offrirmi. È vero. In questa caverna ci sono molte sorprese, tra cui alcuni scheletri e alcuni zombie che ho sentito. E sorpresa, ferro. E non in quantità irrisorie, ma in quantità decisamente abbondanti. Probabilmente quello che si diceva era vero. Sotto l'isola delle mucche, partendo dalla parte più alta e scavando verso il basso,
si trovano grosse quantità di materiali. Sto trovando quantità grandi di ferro, di carbone. E probabilmente se continuano a scendere, chissà cos'altro potrei trovare. Pietra rossa, lapislazzuli, diamanti. Penso proprio che di aver fatto la scelta più adatta. Perché si trova veramente di tutto qua sotto. E vi assicuro che ho scavato parecchio. Lo potete verificare dal piccone, che era meno deteriorato di adesso, quando ho cominciato. Vi assicuro che sto scavando come un dannato. Forse perché inconsciamente voglio raggiungere l'inferno? Bene, si cominciano a sentire scheletri, in modo evidente, per cui mi trovo sicuramente vicino a qualcosa di grosso. Spero che il gioco mi regali delle forti emozioni, come quelle che fino adesso mi ha regalato per quanto riguarda l'isola. E a quanto pare le emozioni stanno per continuare. Già. Mi trovo sullo strapiombo di un crepaccio sotterraneo. Il gioco o ha generato o mi ha fatto trovare un dungeon. Credo proprio che dovrò sistemare meglio questa zona. E infatti l'ho sistemata. Mi sono creato un modo più rapido di risalita e ho migliorato anche il percorso per tornare in superficie. Adesso mi dedicherò a mettere questa zona in sicurezza e illuminarla. Una parte del lavoro è fatta, però devo sistemare meglio, voglio arrivare sull'altro lato, ma per farlo devo prima di tutto verificare la reale consistenza di questo posto. Devo sistemare ancora meglio le cose e lo devo fare in modo più rapido, quindi spero che non mi dispiaccia se userò questo mezzo. Sta diventando estremamente lunga quest'ultima puntata, per cui alcune parti penso che le velocizzerò per vostro detto. Ormai mi trovo in un punto interessante. Non so se voi lo notate, forse per la sicurezza del video, ma sopra di me ci sono delle assi di legno e anche dei pilastri di legno, a parte quel piccolo baby zombie. Comunque, quei pilastri di legno possono indicare che ci sono stronzi che esplodono. Dicevo, questi pilastri possono indicare solamente una cosa, che sto per esplorare una miniera. Beh, questa esplorazione sarà interessante per me, ma non avevo previsto di trovare una miniera e mi dispiace, la esplorerò da solo.
Grazie di aver seguito questa serie, spero vi sia piaciuta. E con quest'ultima visione di me che cammino, vi dico addio.